La vedi la parte azzurra? Passo la giornata lì dentro. Mi sta al fresco nell'acqua del mare. Esatto. L'ondata di caldo più temuta è arrivata. Le temperature sono salite con valori ben oltre la media, ma il picco pare che non sia stato ancora raggiunto. Prosegue infatti l'influenza dell'anticiclone africano Lucifero, che nei prossimi giorni farà aumentare la colonnina di mercurio fino a raggiungere i 40 gradi. Sarà la settimana più incandescente dell'estate. Preferisce il caldo lei? Certo. Sopporto e aspetto che arrivi con grande dispiacere il fresco. Si sta bene oggi, molto, molto. C'è l'aria buona, ventilato. Per me che soffre il caldo va benissimo. Si spera in alcune giornate un po' più fresche, ma pare che questa ondata di afa durerà. Sì, così hanno detto. Però fino adesso ce la siamo cavata abbastanza. Stiamo preparando psicologicamente a queste temperature così abbastanza elevate. Aria condizionata, giorno e notte quasi, in casa. Io personalmente col caldo, troppo caldo, soffro, non posso, perché qualche problemino da grande ci sono, per cui a una certa ora bisogna che vada via, però a chi può restare è una gran cosa, insomma. Certo che se sei in collina è molto meglio, però il mare è il mare, bisogna approfittare adesso perché poi fra qualche mese avremo freddo, insomma. È stato un mercoledì di fuoco per diverse regioni d'Italia e per molte città è stato emesso un bollettino rosso. Il sito del Ministero della Salute per i prossimi giorni ha inserito anche Ancona nel livello 2, quello arancione, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per le categorie più fragili come anziani, donne in gravidanza, persone che assumono farmaci e chi è affetto da Covid-19. Tra i consigli elencati, quello di indossare indumenti chiari e leggeri, bere molto moderando tè, caffè e bibite gassate, uscire di casa nelle ore più fresche ed evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. C'è solamente l'acqua bella fresca. Noi in casa abbiamo solamente il ventilatore, nient'altro. Quindi ci arrangiamo come possiamo, ecco. Comunque, ragazzi, non lamentiamoci, siamo qua al mare. Nelle ore calde di solito rimango a casa, perché a casa c'è sempre un po' d'aria e il resto della giornata vengo qua sicuramente, facciamo il bagno. Noi abbiamo questa fortuna, Pesaro ha questa fortuna di avere il mare. Il ventaglio si usa più, signora? No, io non lo uso. Beve molto, si sta al sole il meno possibile per quanto mi riguarda, quindi un po' di acqua e ce n'è tanta, un po' di mare, un po' di sole. Però il ventaglio si usa più? No, io no, perlomeno personalmente non lo adopero, no. Preferisco una bottiglietta d'acqua e un po' di ombra naturale magari.